Il sommo sacerdote Giosuè era il capo dei sacerdoti al momento del ritorno in Israele dopo la deportazione in Babilonia. Abbiamo ascoltato come il profeta Aggeo si rivolga a Zorobabele, capo civile, erede della famiglia di Davide, e a Giosuè, sommo sacerdote, responsabile della ricostruzione del Tempio. Di questo personaggio parla anche il profeta Zaccaria, contemporaneo di Aggeo. E infatti, nel libro del profeta Zaccaria, al capitolo 3, troviamo una visione un po' strana, che ha come protagonista proprio il personaggio di Giosuè. Vi propongo di leggere questo episodio perché contiene un immaginario simbolico molto importante che ritornerà spesso nella tradizione biblica e lascerà anche il segno nella nostra liturgia. Il profeta Zaccaria, dunque, nello stesso contesto storico-culturale di Aggeo, presenta questa visione che il Signore gli ha fatto vedere. Al centro di questa visione sta il sommo sacerdote Giosuè, ritto davanti all'angelo del Signore. E il Satan era alla sua destra per accusarlo. Come nel libro di Giobbe, anche qui compare il personaggio del Satan. Preferisco non usare l'iniziale maiuscola e mettere l'articolo determinativo, perché dire Satana induce a pensarlo come un nome proprio. Invece il Satan è un termine tecnico per indicare una funzione giudiziaria, è quello che oggi è il pubblico ministero, è l'avvocato accusatore. È una figura che compare talvolta proprio in queste scene visionarie come l'avvocato del diavolo, colui che vuole rimarcare i difetti, gli sbagli, le colpe. L'angelo del Signore disse al Satan: ti rimprovera il Signore, o Satan, ti rimprovera il Signore che ha eletto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone sottratto al fuoco? C'è in questa visione il nemico che infierisce su Giosuè. L'angelo del Signore interviene a dire: basta! Smettiamola di accusare, di sottolineare quello che è stato sbagliato, quello che non andava bene. Questa persona è come un tizzone sottratto al fuoco. C'è stato un grande incendio e di tutto il legname pregiato, ad esempio, che rivestiva il tempio, è rimasto soltanto questo tizzone. Abbiamo salvato dal grande incendio questo pezzo di legno. Giosuè, infatti, era rivestito di vesti sporche e stava in piedi davanti all'angelo, il quale prese a dire a coloro che gli stavano intorno: toglietegli quelle vesti sporche. Assistiamo ad una visione di tipo apocalittico. Zaccaria infatti inizia il filone delle apocalissi bibliche. Sappiamo che apocalisse vuol dire rivelazione, quindi è un modo con cui questi teologi, profeti, presentano un messaggio di Dio attraverso immagini che vogliono rivelare il progetto divino. Immaginate la scena, è come un filmato che viene proiettato.
c'è il sommo sacerdote vestito di abiti strappati e sporchi. Sembra un pezzente. È una persona povera, sporca, strappata. È l'immagine di quel gruppo di rimpatriati, un gruppo di poveracci, malpresi, vestiti di stracci, sporchi. Lo sporco evoca immediatamente il tema del peccato. Dire che una persona è sporca significa accusarlo di colpe, di corruzione, di un comportamento scorretto. Il sommo sacerdote Giosuè in qualche modo riassume in sé tutto il popolo. Lui che è il capo del sacerdozio è vestito di stracci sporchi. L'angelo del Signore pone fine all'accusa e ordina di cambiargli i vestiti. È una scena molto importante. Avviene un cambiamento d'abito, c'è una riforma, una trasformazione della persona che viene abilitata ad un ministero nuovo. Poi l'angelo disse a Giosuè: ecco, io ti tolgo di dosso il peccato. Fatti rivestire di abiti preziosi. Poi soggiunse: mettetegli sul capo un turbante purificato. E gli misero un turbante purificato sul capo. Lo rivestirono di vesti alla presenza dell'angelo del Signore. Il sommo sacerdote viene svestito con gli abiti vecchi e sporchi e viene rivestito coi paramenti sacerdotali, puliti, freschi, lavati da poco, splendidi. E gli viene messa sul capo la mitria, il segno del suo ruolo sacerdotale, di capo del sacerdozio. Si è passati da una scena di squallore sporco ad una vestizione sacrale. Giosuè viene rivestito come capo del sacerdozio in tutto il suo splendore. E la visione stessa spiega qual è il senso della scena. Viene rimosso il peccato. C'è una purificazione che compie il Signore. E c'è un nuovo inizio. Il cambio del vestito non è semplicemente un passaggio accidentale, ma è un autentico segno del cambiamento profondo che avviene nella persona di Giosuè e in tutto il popolo di cui Giosuè è rappresentante. Poi l'angelo del Signore dichiarò a Giosuè: dice il Signore dell'universo, se camminerai nelle mie vie e custodirai i miei precetti, tu avrai il governo della mia casa, sarai il custode dei miei atri e ti darò accesso fra questi che stanno qui. È una promessa di ristabilimento del ruolo sacerdotale. C'è una condizione importante che riprende il tema della alleanza, ascoltare la parola del Signore, seguire la sua via, essere obbediente. E il Signore mette una pietra sul passato per ricominciare. Propone di ripartire. Cambia la situazione
del peccato in condizione di grazia. Trasforma l'uomo sporco nel sacerdote puro. È il Signore che opera il cambiamento e dà una nuova possibilità di vita. Il nome Giosuè è un nome importante e significativo. Ricordate che si chiamava Giosuè l'erede di Mosè, colui che ha guidato il popolo nell'ingresso alla terra promessa. Molti secoli prima, quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, il Signore guidò il suo popolo nella terra che aveva promesso ai padri per mano di un uomo che si chiamava Giosuè. Quando secoli dopo il popolo deportato in Babilonia può ritornare in Israele e la terra promessa torna a essere data, a guidare il popolo c'è di nuovo un uomo che si chiama Giosuè. Ora noi dobbiamo fare attenzione a questo nome, perché è lo stesso nome di Gesù, che è una piccola variazione fonetica, ma il nome è lo stesso e contiene la radice del nome proprio di Dio e del verbo Yashah, che vuol dire salvare. Il Signore salva. Giosuè, ovvero Gesù, è il nome che indica l'opera salvifica compiuta dal Signore. L'antico condottiero Giosuè, il sacerdote del rientro dall'esilio, il Messia, portano il nome che indica l'opera salvifica di Dio. Questo personaggio è, senza saperlo, un profeta messianico. È un sacerdote che annuncia la novità sacerdotale del Messia. Annuncia per il futuro un evento di grazia e di salvezza, di trasformazione, di vittoria sul peccato, su quegli abiti sporchi che sono la natura umana corrotta dal peccato. Ecco perché nel battesimo, fin dall'antichità, si è conservato il gesto del togliere l'abito vecchio e indossare l'abito nuovo. Vi siete rivestiti di Cristo, dice Paolo. Noi ci siamo rivestiti di Cristo nel battesimo, nella vita di grazia, nella professione religiosa. Ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio, ogni volta che facciamo la comunione, noi ci rivestiamo di Cristo, impariamo da Cristo, lo assimiliamo per diventare come Lui. Dunque, questo antico personaggio, il sommo sacerdote Giosuè, è la guida spirituale e sacerdotale di quel gruppetto di disperati che, rientrati dalla Babilonia, con grande fatica cercavano di costruire il Tempio. Nell'anno 520 Ageo aveva scosso il popolo, aveva dato una spinta decisiva perché ripartissero. Coraggio, ripartiamo! Ripartirono. Lo spirito del Signore suscitò Zorobabele e risvegliò anche Giosuè. Nel giro di 5 anni ricostruirono il Tempio e la nuova casa del Signore venne dedicata a Dio. In questa occasione, probabilmente, il sommo sacerdote Giosuè
compose un poema per la propria consacrazione sacerdotale. In una ipotesi ricostruttiva si afferma che il cosiddetto terzo Isaia possa essere identificato proprio con questo personaggio che chiamiamo Giosuè, sommo sacerdote del rientro. Sapete che il libro di Isaia si divide in tre grandi parti, perché segnate da notevoli cambi di tipo letterario e attribuiti ad autori diversi. La terza parte del libro, che comincia al capitolo 56 e finisce con l'ultimo capitolo, il 66, viene chiamato così il terzo Isaia. Non tutti questi capitoli appartengono ad uno stesso autore, si tratta piuttosto di una antologia di materiale differente, ma al centro di questi capitoli ci sono i capitoli 60, 61 e 62, che sono unitari, scritti da una stessa mano, guidati da uno stesso pensiero. Al centro di questo gruppo c'è il capitolo 61, dove un sacerdote parla in prima persona della propria ordinazione sacerdotale. E dal momento che questa terza parte del profeta Isaia viene collocata nel momento della ricostruzione di Gerusalemme, della ripresa del servizio nel Tempio con la dedicazione del nuovo santuario, possiamo pensare che quello che chiamiamo terzo Isaia sia il sacerdote Giosuè, il quale racconta in modo poetico l'evento della propria consacrazione, come il momento liturgico che ha trasformato la sua vita. Il capitolo 61 termina proprio con i riferimenti agli abiti sacerdotali. C'è una stretta somiglianza con il testo di Zaccaria che abbiamo letto prima. Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Chi sta parlando? Parla in prima persona. È quindi l'autore del testo. Io gioisco pienamente nel Signore. L'autore sta dicendo: io sono molto contento. Trovo la pienezza della mia gioia nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio. Notiamo il procedimento detto del parallelismo. La poesia ebraica ama ripetere due volte lo stesso concetto con variazioni letterarie e poetiche. L'autore sta dicendo semplicemente la sua grande soddisfazione, la contentezza immensa che ha, ma per quale motivo è contento? Lo spiega subito dopo. Perché? Perché il Signore, il mio Dio, mi ha rivestito con le vesti della salvezza. È una immagine.
dobbiamo imparare a riconoscere queste figure letterarie e gustarle, traducendole nel nostro linguaggio, per poterle comprendere meglio nel significato profondo. Chi è contento di essere rivestito è perché prima era nudo, o vestito di stracci, o coperto di abiti logori e sporchi. Quello che il profeta Zaccaria descriveva come visione apocalittica, adesso viene ripreso in prima persona dallo stesso Giosuè, che dice: sono proprio contento che mi abbiano vestito con questi abiti pontificali, con i paramenti sacri, nuovi, puliti, perché sono il simbolo della salvezza. L'espressione vesti della salvezza è metaforica, vuol dire che è un'immagine che comunica un significato che va oltre la stessa figura. Le vesti della salvezza sono le vesti che significano la salvezza. Giosuè è stato effettivamente rivestito con abiti nuovi, puliti, splendidi, ma questo rivestimento è immagine della salvezza. Sono contento perché sono stato salvato. Giosuè, lo ripeto, vuol dire il Signore salva. Il profeta dice di essere pienamente contento perché è stato salvato dal Signore, perché mi ha avvolto con il mantello della giustizia. Di nuovo, che cos'è il mantello della giustizia? Non è un mantello speciale. C'è un riferimento al grande mantello del sacerdote, ma richiama la giustizia. Quindi, essere avvolto dal mantello equivale a ricevere la giustizia di Dio. Il Signore, nostra giustizia, ci ricopre, ci riveste, cambia la nostra condizione sporca con la sua veste di grazia, con il mantello della giustizia, con il vestito della salvezza. Sono reso giusto. È quello che intende dire Giosuè. Sono una persona salvata, sono una persona giustificata, così direbbe San Paolo. Noi il termine giustificare non lo adoperiamo molto, soprattutto in teologia, è diventato quasi appannaggio esclusivo degli studenti che devono firmare la giustificazione per un'assenza scolastica, ma il termine teologico giustificazione indica l'opera che Dio compie per rendere una persona giusta, buona, santa. Non è il nostro compito, cioè non ce la facciamo da soli a raggiungere la giustizia di Dio. Da soli siamo in questa condizione di poveracci sporchi. La grazia di Dio ci cambia, cambia il vestito, ci riveste con gli abiti di salvezza, ci avvolge con il mantello della giustizia. E come il sacerdote Giosuè, anche noi possiamo dire: sono contento, gioisco pienamente, la mia anima esulta nel mio Dio. La liturgia adopera questa espressione mettendola in bocca alla Beata Vergine Maria. Beata
diventa un testo che leggiamo nell'ufficio della Beata Vergine. E lei stessa fa proprie le parole dell'antico profeta. D'altra parte il Magnificat inizia proprio così. Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. È una ripresa di questo testo. Maria è la creatura umana pienamente salvata, rivestita della giustizia divina. È la persona bella, interamente redenta. Per opera di Giosuè, per opera di Gesù, il Cristo salvatore dell'umanità. Ma anche noi ci siamo dentro. Anche noi possiamo far nostra questa parola. Gioisco pienamente nel Signore perché mi ha salvato e mi ha donato la sua giustizia. Provate a pensare seriamente in quale contesto è stata scritta questa parola. Quello che vi dicevo prima sulla brutta situazione in cui si trovava quel piccolo resto superstite che ritorna a ricostruire delle macerie, deve servire per capire la fatica, la stanchezza, la demoralizzazione che avevano tali persone. Noi stiamo vivendo situazioni pesanti. Molti di noi possono essere stanchi, delusi, insoddisfatti. Rischiamo di lasciarci prendere da una pigrizia spirituale, diventare rinunciatari, perché intanto, dice qualcuno, le cose non cambieranno. Non è possibile cambiare. Invece, quando recitando il credo diciamo di credere la remissione dei peccati, intendiamo dire che il male può essere vinto. Lo credo fermamente che il bene è più forte del male. Credo che il Signore ha la forza per salvare l'umanità. Lo ripeto con le immagini dei profeti. Credo che il Signore può cambiare il mio vestito sporco in un abito di salvezza. Credo che il Signore possa cambiare la mia condizione di uomo ferito dal peccato, avvolgendomi col suo mantello di giustizia, rendendomi giusto, capace di una buona relazione con Lui. Credo la remissione dei peccati. Credo che possiamo cambiare. E allora, per coloro che sono delusi, che non hanno voglia di riprendere perché immaginano che le cose non cambieranno mai, dobbiamo ribadire questa fede cristiana fondamentale. Crediamo che il Signore possa cambiare la nostra sorte. Non ripetiamo quella formula banale che è stata detta tante volte nel cuore dell'epidemia: andrà tutto bene. Non è detto. Per qualcuno è andata male. Sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E Dio può far andare bene la nostra situazione. Non è automatico, non è garantito che basta aspettare e andrà tutto bene. Potrebbe peggiorare ancora la situazione in tanti altri modi. Ma crediamo nel Signore della salvezza, in colui che ha nelle sue mani la nostra vita, e crediamo che Lui possa cambiare la situazione. Per questo non ripartiamo con una spavalderia da persone autosufficienti, come se noi fossimo in grado di cambiare.
riconosciamo i nostri limiti, accettiamo le nostre debolezze, ma confidiamo nella sua potenza. Sulla tua parola, dice Pietro a Gesù, getterò la rete. Io ho faticato tutta la notte, gli altri con me, non abbiamo preso nulla. Ma la differenza è fatta dalla tua parola. Tu hai una parola creatrice, tu sei il Salvatore. E allora io mi fido di te, che puoi perdonare i peccati, rivestire il peccatore con la tua grazia. Puoi far sì che le cose vadano bene. Puoi cambiare la nostra situazione. E questa esperienza è vissuta da Giosuè in quel tragico e doloroso momento come una esperienza d'amore. Evoca infatti lo sposo e la sposa. Il fatto di avere ricevuto in capo il turbante puro, segno del suo sacerdozio, richiama una liturgia nuziale. Il profeta sacerdote si sente come uno sposo che si mette il diadema, una specie di corona, ovvero come la sposa che si adorna di gioielli. È una esperienza nuziale, è un nuovo inizio. Giosuè, sommo sacerdote, rivestito con gli abiti pontificali, sente quella esperienza come l'inizio di una nuova storia. È come mettere su famiglia, è come iniziare una nuova storia d'amore. La costruzione della casa del Signore non è solo un fatto edilizio. La casa del Signore sono le persone. Noi siamo la casa del Signore. Ed è Lui che ci costruisce, eppure chiede a noi una corresponsabilità nel costruire la sua casa. Ho cominciato a leggere il capitolo 61 di Isaia dalla fine, per farvi vedere la somiglianza con l'immagine apocalittica di Zaccaria. Il capitolo 61 però inizia con una immagine molto nota e la conosciamo molto bene perché è proprio la pagina che Gesù lesse nella sinagoga di Nazareth all'inizio del suo ministero. Prese il rotolo e lesse: lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di rivendicazione per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Siamo abituati a sentire queste parole dette da Gesù, il quale, dopo aver chiuso il rotolo, disse ai suoi concittadini di Nazareth: oggi questa profezia si è realizzata nelle vostre orecchie. Adesso diventa vero quello che avete ascoltato. Ma il fatto che Gesù realizzi questa antica profezia
non toglie che è uno scritto precedente a Gesù. Non sono parole che Gesù inventa. Sta leggendo la Bibbia esattamente come la leggiamo noi adesso. Gesù prende in mano il rotolo del libro e lo legge e trova che nella parola di Dio c'è la presentazione della propria situazione. Si riconosce nella antica profezia. Capisce la propria missione leggendo il testo di quell'antico profeta. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, l'ha detto Giosuè, sommo sacerdote, profeta consacrato. È stato unto con l'unzione sacerdotale, perciò riconosce di avere ricevuto lo Spirito di Dio. Il Signore lo ha consacrato con l'unzione sacerdotale. Infatti, questa è la prima lettura nella messa del Crisma, che ogni anno viene celebrata nelle nostre cattedrali, dove i vescovi consacrano gli oli per la celebrazione dei sacramenti e l'intero presbiterio rinnova la propria adesione sacerdotale al Signore. Il Signore Gesù è l'unico vero sacerdote, ma noi in Lui siamo diventati sacerdoti. E l'antico sacerdote Giosuè, in quel momento difficile di ricostruzione, sta parlando della propria ordinazione sacerdotale. Sta parlando con le immagini di quel cambiamento di sorte. Il Signore mi ha mandato per cambiare la situazione, per passare dalla cenere alla corona. La corona è quella che ha in testa lui, è la mitria, è il turbante, è il copricapo sacerdotale, di lino purissimo, bianco, splendente. Mentre prima, sulla testa, quella gente aveva la cenere. È un gesto che ripetiamo ancora noi all'inizio della Quaresima, nel mercoledì delle ceneri, ci imponiamo sulla testa il resto del fuoco che lascia qualcosa di inutile. La cenere è un segno di penitenza. Mettersi la cenere in testa è segno penitenziale. Mettersi invece il copricapo festivo, che richiama lo sposalizio o la gloria sacerdotale, è proprio il contrario. L'antico sacerdote dice di essere stato mandato a cambiare dalla cenere alla corona, dall'abito di lutto all'olio di letizia. Che cos'è l'olio di letizia? È un'altra espressione metaforica, come il mantello della giustizia. L'olio della contentezza è l'olio che serviva per la consacrazione dei sacerdoti, che diventa però il simbolo della gioia. È un elemento penetrante che lascia il segno, l'olio. E la gioia che viene dal Signore è la stessa cosa. È una realtà che permea, entra, segna, trasforma. È il contrario della veste di lutto. È l'abito che segna il dolore di una perdita. L'olio della gioia sostituisce l'abito del lutto. E così lo spirito mesto di chi è triste, abbattuto, demoralizzato, stanco, deluso, viene sostituito con una veste di lode. Di nuovo, è un'altra immagine, la veste della lode. Io mi rivesto della lode. Mi spoglio dello spirito triste e mi rivesto con un abito di lode. È come dire,
divento una persona contenta, realizzata, serena. Gioisco pienamente nel Signore perché mi ha salvato, perché mi ha rivestito, perché ha cambiato la mia situazione, ha cambiato il mio abito di lutto in veste di gioia, ha mutato il mio pianto in un grido di contentezza. Lo Spirito del Signore Dio è su di me per togliere lo spirito mesto. Ecco, in questo momento di ripartenza in cui abbiamo bisogno che il Signore susciti il nostro spirito, meditiamo su questa promessa profetica che in Gesù si è già realizzata e che si realizza in noi nella celebrazione dei sacramenti. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, mi consacra con l'unzione. Un olio di letizia invade la mia persona per rendermi capace di portare il Vangelo, il lieto annunzio, ai poveri, a quel gruppo di poveretti che stava faticando per ricostruire Gerusalemme, a quel gruppo di poveri che siamo noi, con tutti i nostri problemi, tutte le nostre difficoltà, le nostre paure, per ripartire, per ricominciare, per ricostruire. Il Signore manda il suo spirito su di noi perché possiamo fasciare le piaghe dei cuori spezzati. Il cuore spezzato non è semplicemente quello che ha avuto un infarto, è l'immagine delle persone deluse. Molti di noi forse sono cuori spezzati. Desideravamo, sognavamo, ma siamo stati delusi. Le nostre attese sono andate infrante. Ci siamo scontrati con la dura realtà. Ed è crollato tutto. Si è spezzata la nostra attesa del futuro. Il nostro cuore è infranto. È piagato. È una ferita che non vuole guarire. E fa male una ferita che si trasforma in piaga. Lo Spirito del Signore versa l'olio sulle nostre ferite morali perché noi possiamo fasciare i cuori spezzati, perché possiamo essere persone che sanno incoraggiare una novità di vita, una ricostruzione. Il profeta Giosuè, sacerdote del nuovo tempio appena ricostruito, anche se era poca cosa, è un uomo entusiasta, portatore dello spirito, e comunica a noi questa grande volontà di andare verso il Signore che cambia la nostra situazione. L'ultimo versetto del capitolo 61 richiama una splendida immagine botanica, poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. Il Signore ha messo un seme e ci vuole pazienza perché il seme cresca, ma crescerà. Farà germogliare la giustizia e la lode, il mantello della giustizia, la veste di lode. È la nostra persona che può germogliare, il giardino delle origini, può far germogliare i semi ed è il Signore che fa crescere. Ci fidiamo di Lui, crediamo in questa potenza germinativa della parola di Dio. Quel seme che è stato posto nella nostra vita. Chiudo ritornando a Zaccaria, perché quel profeta apocalittico commenta subito dopo la visione di Giosuè rivestito con le abiti di salvezza, annunciando
Ecco, io manderò il mio servo germoglio. È una immagine messianica. Il Signore promette che attraverso il profeta, attraverso il sacerdote che ricostruisce il Tempio, si tiene viva quell'attesa e a suo tempo verrà il germoglio. Gesù è il germoglio. Il greco tradusse il termine germoglio con Anatolè. Oriens è il sole che sorge. È un germoglio che spunta dalla terra. E allora, con coraggio, con grande fiducia, riprendiamo la nostra situazione, considerando tutte le difficoltà che ci sono, senza illuderci, ma fidandoci del Signore. La nostra realtà è un giardino, è il giardino di Dio, e può germogliare. Il germoglio è Gesù stesso, il nostro Giosuè, è Lui che salva, è il Signore che salva la nostra vita. E noi siamo contenti, possiamo gioire pienamente nel Signore nonostante tutto, e ricominciare, e aspettare questi germogli nuovi e coltivare quel giardino. Chiediamo al Signore che ci illumini per farci capire che cosa dobbiamo fare e ci doni la forza di fare quello che abbiamo visto. Vi auguro di cuore di prepararvi con gioia a questi momenti importanti e affrontare le responsabilità per costruire la casa del Signore e far fiorire il suo giardino.